Amici da Massimo Foghetti, oggi è mercoledì 28 dicembre 2022, ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV, ci sono molte notizie oggi in modo particolare, la principale è quella che Fano oggi ha pro proclamato il lutto cittadino per la morte di Anastasia. Anastasia è deceduta per un femminicidio diversi giorni fa, ma oggi è un giorno particolare e vedremo il perché. Vediamo il santo del giorno. Il santo del giorno uh, sono diversi i santi del giorno oggi. Sono i santi innocenti. Siamo ancora, diciamo, nel clima di Natale e la ricorrenza di oggi proposta dal calendario liturgico ci propone il ricordo di quei bambini che furono trucidati dalle guardie di Erode con l'intento di uccidere anche Gesù. È una ricorrenza questa che ci fa riflettere a anche su tutte le violenze che vengono praticate ancora oggi sui bambini. E veramente ce ne sono tante, ce ne sono tante in tutti i paesi, non solo nei paesi sottosviluppati, nei paesi che sono sotto un regime autoritario. Ma sono bambini che vengono così eh, violentati in maniera veramente subdola e eh, atroce nei paesi anche quelli più sviluppati. Vediamo anche le previsioni del tempo. La grafica di oggi ci propone un cielo su tutta la regione Marche parzialmente sereno per l'intera giornata. I venti saranno al mattino moderati da ovest nord-ovest, al pomeriggio moderati invece da nord-ovest. Il mare è poco mosso le temperature oscilleranno dagli 8 ai 12 gradi e vediamo dunque che sarà una giornata piuttosto tranquilla, piuttosto serena eh, e così ci condurrà verso la fine dell'anno. Apriamo il giornale invece sul Corriere Adriatico, la pagina di Fano e vediamo subito la notizia che proclama il lutto cittadino nella città di Fano. Perché? Perché oggi la salma di Anastasia torna a casa. Lutto cittadino per non dimenticare, il sindaco Massimo Seri lo aveva detto, proclameremo il lutto cittadino nel giorno in cui Anastasia tornerà nella sua Ucraina. Oggi ci sarà la benedizione all'obitorio, poi la partenza della madre con il bambino. La salma di Anastasia Lashri partirà oggi la volta di Uzgorod, è questa la città di origine di questa giovane donna. Eh, la sua città natale nell'Ucraina occidentale al confine tra la Slovacchia e l'Ungheria. La comunità ucraina a Fano le porgerà l'ultimo saluto oggi alle ore 11 nella camera mortuaria dell'ospedale Santa Croce dove verrà celebrata anche una cerimonia religiosa. Qui padre Volodmir Mevdiv benedirà il feretro. Annunciata la presenza anche del vescovo Armando Trasarti, che è rimasto veramente scosso di fronte a questa tragedia, come lo è di fronte a tutti i femminicidi. Per la giornata odierna è stato inoltre dichiarato il lutto cittadino in municipio. Saranno abbassate a mezz'asta le bandiere dell'Europa, dell'Italia e della città non è prevista invece la chiusura degli esercizi. C'è anche una dichiarazione pubblicata oggi dal sindaco, espressa oggi pubblicata dai giornali dal sindaco Massimo Seri, che dice: eh, Mi sento di interpretare il sentimento di tutti i fanesi che sono stati colpiti dalla tragica morte di Anastasia, una giovane mamma. L'intera città partecipa al lutto e al dolore della famiglia manifestando il proprio cordoglio in modo tangibile e solenne. Anastasia aveva 23 anni ed era madre di un bambino piccolo, è stata uccisa il mese scorso, ferita a morte da diverse cortellate. Voglio farvi vedere anche come il resto del Carlino annuncia questo, oh, questo articolo e eh, pubblica questo articolo in apertura sulla pagina di Fano. Il corpo di Anastasia rientra in Ucraina, il sindaco proclama per oggi il lutto cittadino. Però qui c'è una notizia in più, mamma Elina e il nipotino resteranno a Fano per risolvere le ultime questioni burocratiche, cerimonia oggi nella Camera Ardente. E qui vediamo una foto della nonna, del piccolo figlio di Anastasia, ecco qui la mamma Elina che partecipa. Alla cerimonia che c'è stata mentre è venuto a fano il eh, presidente del Senato, la russa, insieme qui al deputato Mirko Carloni. E qua la foto invece di Anastasia Alasceri, eh, la giovane donna che è rimasta vittima di questa tragedia. C'è anche un'altra notizia che riguarda le donne. Vediamo questo articolo di spalla sul Corriere Adriatico, poi lo vediamo anche sul Resto del Carlino. Noi donne dell'Est e cittadine del mondo è il titolo di un docufilm che sarà proiettato domani al cinema Masetti alle 18:15, segnatevi la data e l'orario con ingresso gratuito. È una ricerca che una giovane regista Elena Tonelli ha compiuto tra le immigrate delle, eh, dei paesi dell'est nella nostra città, sono in, in modo particolare le badanti. Le badanti che vengono estragnate di solito da ogni contesto sociale sono delle semplici lavoratrici, sono spesso rinchiuse nelle case in cui lavorano oppure quando escono hanno una cerchia limitata di amicizie, di relazioni, ovvero le loro, o, le loro concittadine, le loro connazionali. Sono delle donne che si sacrificano per offrire un futuro migliore alla famiglia che rimane sempre nel loro paese di origine. Sono albanesi, sono moldave, sono rumene, sono ucraine e sono donne che in questo docufilm esprimono tutta la loro interiorità. Sono delle eh, interviste interessanti per farci riflettere, anche forse per farci scoprire qualche egoismo che noi nutriamo al nostro interno. Ci sono certi mestieri che gli italiani non fanno e lo delegano a persone che vengono da altri paesi e sono in stato di necessità. Questo è l'articolo del Corriere, questo invece è l'articolo del Resto del Carlino, Noi donne dell'Est, il film Almasetti, domani il documentario che narra le storie di tante badanti straniere. L'opera è inserita nella serie di impronte femminili, quel ciclo di incontri, di conferenze che è stato realizzato dall'assessorato alle pari opportunità di Sara Cucchiarini. E ieri hanno illustrato questa iniziativa il sindaco Massimo Seri, la stessa Sara Cucchiarini e la regista Tonelli che ha curato appunto il film. Vediamo le altre notizie sul Corriere Adriatico. Il Carnevale in edizione rinascita, torna anche il getto dei dolciumi. La manifestazione però perde il primato di evento più sostenuto dal comune, sorpassata da Fano Jazz. Ebbene, sembrava che il, il Carnevale di Fano fosse la manifestazione che aveva più contributi, 130.000 euro. Invece quest'anno viene sorpassata da Fano Jazz, che raggiunge i 140.000 euro. Sono queste le manifestazioni più, eh, che hanno più contributi dall'amministrazione comunale. Poi segue anche il Festival Passaggi. Il festival Passaggi che vediamo raggiunge, eh, mi sembra, i 90.000 euro. Vediamo se riesco a trovare la cifra esatta. Eh, no, eh, eh, è passato, scusate, è passato da 100.000 a 120.000 euro. Il festival Passaggi. Ovviamente sono iniziative di grande rilievo, di grande attrazione anche, quindi meritano anche il sostegno dell'amministrazione comunale perché se non ci fosse questo ovviamente non si potrebbero fare. Poi ultima della lista, ma di quelle che, insomma, che ricevono un contributo sostanzioso, è il Festival del Brodetto che riceve 80.000 euro di fondi comunali. E e poi ci sono altre manifestazioni di minore, di minore importo. Eh, Quest'anno per esempio tra le iniziative del carnevale ci sarà eh, la ricorrenza del centenario della musica Arabita, un complesso che ha tenuto sempre molto vivo e fervescente l'atmosfera del carnevale di Fano, quindi merita una grande attenzione con l'affetto di tutta la città. E veniamo anche a vedere come il bilancio della Fondazione Teatro della Fortuna raggiunge i 661 mila euro. È una cifra inferiore rispetto ai tempi passati, quando i contributi che riusciva a raggranellare la Fondazione del Teatro superavano il milione di euro. È stato approvato nei giorni scorsi il bilancio di previsione per il 2023. Un bilancio di previsione che conferma il rapporto con l'AMAT per quanto riguarda la prosa, con l'Orchestra Sinfonica Rossini per quanto riguarda i concerti e con la Fondazione Rete Lirica delle Marche per il melodramma. E poi c'è anche il rapporto mantenuto stretto con tutte quelle associazioni che collaborano con la Fondazione Teatro della Fortuna. Presieduta da Katia Amati. Per quanto riguarda la lirica, vediamo che il 2 e 4 febbraio andrà in scena al Teatro della Fortuna la Traviata, mentre a ottobre e novembre eh, verrà allestita la Norma di Vincenzo Bellini, un'opera che manca da diverso tempo nel palinsesto del, del eh, Teatro della Fortuna. Vediamo anche un'altra notizia che riguarda Fano pubblicata sulla pagina della Val Metauro. Una vera selva di antenne a Sant'Orso è uno scempio, lo ha dichiarato il consigliere, in questo caso comunale, ma lo è anche il consigliere regionale della Lega Luca Serfilippi. È un intervento che è stato fatto nel momento in cui il comune si è, pre, si è prestato a approvare e altri nuovi cinque siti per la localizzazione di antenne per la telefonia mobile. Si tratta dei siti dell'area dei capannoni del carnevale in Viale Piceno, del parcheggio dei cimiteri di Carignano e dell'Olivo, quest'ultimo sulla collina di Palombara, la Torre del Duomo, l'Hotel Riviera. La chiesa di Sant'Anastasio di Ronco Sambaccio è nella zona produttiva di Fenile su un impianto di stoccaggio di mangime. Sono cinque siti che sono stati considerati i meno peggio, perché poi ce ne sono ancora di peggio. Insomma, il Comune è obbligato a, dalla legge a soddisfare le richieste dei gestori degli impianti di telefonia mobile per assicurare la copertura su tutto il territorio, così ha detto l'assessore all'ambiente Cora Fattori, che è intervenuta nell'ultima seduta del Consiglio Comunale. Comunque ci sono state diverse osservazioni critiche da parte della minoranza. Per esempio, Luca Serfilippi ha criticato quella selva di antenne che eh, è stata installata nell'alto traliccio della rotatoria di Sant'Orso, eh, su cui affluisce il traffico che proviene dall'autostrada e dallo superstrada Fano Grosseto. Poi abbiamo anche un intervento. Di, di, di Lucia Tarsi di Fratelli d'Italia, che ha scongiurato l'amministrazione comunale da non autorizzare l'impianto a fenile su questo impianto produttivo perché è vicino alle case e poi di risolvere in modo particolare la situazione del Riviera che dal punto di vista estetico è veramente un obrobio alle porte di Fano per tutti coloro che giungono in città da nord. L'Hotel Riviera veramente è una questione a parte che deve essere risolta non solo per le antenne ma anche per la struttura in se stessa. Ed ora passiamo a Marotta. Passiamo a Marotta perché il Comune di Mondolfo si è assicurata la gestione della farmacia che una volta era dell'amministrazione comunale di Fano. L'ASET dovrà, che continua a gestirla, eh, dovrà pagare 100.000 euro al Comune di Mondolfo. Magnoni, il responsabile dell'area vasta, ha firmato la determina. Un nuovo importante capitolo. Dunque dell'annosa questione relativa alla unificazione di Marotta. Nel luglio scorso la sentenza del Tar delle Marche sugli immobili contesi, c'era anche una scuola contesa tra il comune di Fano e il comune di Mondolfo, eh, una, scuola, una scuola che poi è passata comunque al comune di Mondolfo e quindi anche la farmacia. È stato infatti accolto il ricorso mondolfese per la titolarità della farmacia comunale di via Ferrari, respinto invece quello di Fano per la proprietà della scuola elementare di via Damiano Chiesa e gli altri beni immobili nell'area dell'ex Marotta di Fano. Insomma tutto passa, tutto passa al comune di Mondolfo. Eh, vabbè, Fano non perde solo numeri di abitanti ma perde anche strutture che aveva realizzato a Marotta. Presepe Paese, la tradizione non sbaglia mai, tantissima gente alla sfilata della natività alla luce delle fiaccole. A Mondolfo un afflusso al di sopra di ogni previsione eh, per la prima serata di Presepe Paese eh, di lunedì 26 dicembre, ovvero il giorno di Santo Stefano. È peccato che magari eh, a Torrette non si svolga più quel presepe vivente. Che i cittadini avevano realizzato con oltre 100 figuranti e che veniva a essere, dopo, la vigilia, dopo, dopo il Natale, costituiva un centro di attrazione di particolare importanza. Veniva gente a visitarlo da ogni parte, non dico della provincia solo, ma anche della regione Marche. Passiamo a Senigallia. A Senigallia si parla di bilancio. Purtroppo non, si chiuderà, non ci sarà il bilancio preventivo entro il 31 eh, dicembre, ma si procederà a gennaio per poco tempo comunque con l'esercizio provvisorio. Perché? Perché il Comune non ha ancora certezza dei contributi che gli giungeranno dallo Stato per quanto riguarda l'alluvione e quindi non può effettuare le previsioni come destinare i soldi a disposizione se non in maniera molto, molto aleatoria. Quindi si è preferito spostare l'approvazione del bilancio a gennaio. Alluvione, conti incerti e super lavoro. Il Comune va in esercizio provvisorio. La Giunta ha rinviato il bilancio di previsione 2023 a gennaio. Ok comunque al restyling di via Pisacane. <ride> Vediamo anche qualche notizia che riguarda che tutta la regione Marche perché ci sono notizie importanti per quanto riguarda la viabilità. Guinza e Intervalliva di Macerata, il governo accelera sulle Marche. Il Cipes dà l'imprimatur a quattro passaggi fondamentali per le infrastrutture della regione e vediamo qual è, quali sono questi quattro passaggi fondamentali. Innanzitutto il primo vale l'approvazione del progetto definitivo della intervalliva di Macerata Il secondo punto fissato dal Comitato Interministeriale prevede la messa in campo delle risorse necessarie per avviare il completamento del proget della progettazione del sistema pedemontano intervallivo delle marche. Quindi non solo una viabilità sulla costa ma anche una viabilità... Che è parallela alla cordigliera degli Appennini nell'entroterra. Il terzo eh, provvedimento è quello che ci riguarda più da vicino: eh, dico noi della provincia di Pesaro Urbino, si tratta di uno stanziamento di 150 milioni per fare uscire dall'immobilismo la Galleria della Guenza. Sarebbe veramente una notizia eclatante se si riuscisse a risolvere veramente questo problema. Al quarto punto, il navigatore dell'innovazione in formato asfalto e svincoli indica Civitanova, nel punto esatto della rotatoria e del sottopasso ferroviario tra la 77 e la statale 16 Adriatica. Questi, dunque, i quattro punti che avranno provvidenze dal Governo. A Pesaro, via Curie e le via Passeri sboccerà a primavera l'asse Verde del Centro. Già iniziata l'installazione del cantiere che verrà avviato però solo il 9 gennaio. Ci saranno quattro mesi di tempo per concludere la riqualificazione. E poi la grande perdita professionale per la morte così improvvisa eh, del giudice Francesca Ercolini, 51 anni di età. Una grande perdita professionale, ci mancherà la sua innata umanità, hanno detto i colleghi da Pesaro ad Ancona, il ricordo di coloro che, che l'hanno conosciuta, incredulità per la sua morte, una morte così improvvisa, non, non si ha ragione per come è venuta, probabilmente non aveva alcun sintomo eh, che facesse prevedere questa fine così istantanea e improvvisa. E poi parliamo ancora di solidarietà. A Casa Fiducia le suore accolgono le mamme in fuga con i loro bambini. Si parla in questo articolo della missione silenziosa delle religiose del Sacro Cuore che ospitano le giovani profughe ucraine. Non solo, perché questa casa, Casa Fiducia di Via Mendola, eh, che funziona addirittura dal 1996, e ospita le ragazze madri da parte delle piccole ancelle del Sacro Cuore. Ormai sono quasi 27 anni durante i quali sono stati messi al mondo 84 bambini e hanno ritrovato il sorriso 110 giovani madri uscite dalla solitudine. Pensate quanto bene fanno queste sorelle. A questo punto continuiamo a leggere i giornali sul resto del Carlino. Abbiamo visto l'apertura dedicata al lutto cittadino di Fano, giriamo la pagina e vediamo quello che accade in Regione. Soldi al vento per le mancette dei consiglieri. La Regione ha dato 80.000 euro ad ogni esponente di maggioranza perché li investa eh, nel territorio di appartenenza. Insomma, sono così, si fanno vedere che fa, operano anche per il loro territorio. Ma a questo non, non sfagiola ad, ad, al Movimento 5 Stelle in modo particolare. Infatti Marta Ruggeri, che è la capogruppo del Movimento in Ragione, punta il dito. Si seguono logiche clientelari, ma probabilmente questo è molto, molto scoperto. Chi finanzia campi da bocce, chi campi da volley, restauri di piazze e chiese, percorsi ciclopedonali lungo i fiumi e i sentieri. Ebbene, ognuno cerca di individuare il settore su cui indirizzare questi 80.000 euro. Ebbene, quello che dice Marta Ruggeri invece è molto critico. Nella logica del rispetto degli 80.000 euro, insomma, dice che sono marchette a favore della propria clientela, che i consiglieri regionali di maggioranza hanno elargito sui territori di riferimento per un importo appunto di 80.000 euro, ma non solo i consiglieri di maggioranza, questi 80.000 euro vengono gestiti anche individualmente dai consiglieri di minoranza. Infatti li, gestisce, li gestiscono un po' tutti. Luca, Sir Filippi invece ha un giudizio più positivo. Niente male, dice eh, Luca, è un'opportunità offerta anche all'opposizione. Eh, Sir Filippi si è visto però... Eh, Approvare, si è visto approvare il, un eh, emendamento al bilancio per quanto riguarda la destinazione degli 80.000 euro al Comune di Fano per la manutenzione dei sentieri ciclopedonali lungo il Metauro e la Zilla. Invece si è visto respingere due emendamenti che riguardano il potenziamento del centro Alzheimer, era di 40.000 euro, e il contributo alla parrocchia di San Paolo e al Vallato per 50.000 euro. A San Paolo e Vallato si sta costruendo una, un nuovo fabbricato che ovviamente è un centro di attrazione per tutta la comunità le mancette dei consiglieri così ha definito uh, Marta Ruggeri questi 80.000 euro dati a tutti i consiglieri regionali ed ora parliamo dell'ultimo dell'anno parliamo dell'ultimo dell'anno perché l'ultimo dell'anno è uguale a Veglione il Veglione lo porto a casa i ristoranti si organizzano tante le proposte per l'asporto con menù per tutti i gusti e per tutte le tasche dai piatti tradizionali a quelli gourmet il nostro viaggio tra i locali cittadini il nostro viaggio che propone il resto del Carlino ebbene leggere questo articolo viene la qualina in bocca anche se al mattino insomma si fa solo colazione vi leggo soltanto alcuni, alcune, ricette, alcun, no, alcune ricette, alcuni piatti che propongono i ristoranti per l'ultimo dell'anno dai classici passatelli a piatti col tartufo nero pregiato Tagliate di vitello, arrosti di pollo, coniglio e faraona, oppure cotechino con crema di lenticchie, petto d'anatra scottato con arancia e finocchio, mini tartare di scottona con formaggio di fossa, passatelli con fonduta di taleggio, tartufo nero, lasagna ragù di capriolo, brasato di manzo e polenta, oppure per quanto riguarda il pesce. Capessante arrostite, crema di carote, caprino e giardiniera, il polpo cotto a bassa temperatura con patate, bufala e basilico, oppure il trancio di ombrina al forno con cavolfiori e baccalà, tortelli di baccalà con topinambour, tartufo nero pregiato, insomma, veramente ce n'è di tutti i gusti e di tutte le tasche, perché poi quando si usa il tartufo nero, insomma. Eh, il conto poi lievita. Ebbene, ci facciamo l'acquolina in bocca e pensiamo all'ultimo dell'anno. Ad, ad Urbino, pochi medici eletti, l'ospedale esplode, veramente non gliela fa più. L'afflusso di pazienti anziani per malattie respiratorie sta mandando in tilt il sistema. In corsia una situazione senza precedenti. Pensate che le ambulanze sono costrette a rimanere ferme prima di scaricare le persone soccorse perché veramente o non c'è personale o non c'è una situazione logistica propizia per prestare subito immediate cure a chi ne ha bisogno. Vediamo anche un incidente che si è verificato a Colli al Metauro. Mi ha urtato con l'auto, poi è fuggito, vergogna. Si tratta della denuncia di un cittadino di Collia Metauro, si chiama Massimo Severi che è stato miracolato. Poteva ammazzarmi, ha detto. Denuncerà. Denuncerò. È stato urtato da una macchina mentre stava camminando ai margini della strada vicino alla propria casa. L'automobilista, anziché fermarsi immediatamente per verificare le sue condizioni, ha proseguito la marcia. Poi dopo una cinquantina di metri... E si è fermato, ha guardato un'occhiata e poi ha pensato di ripartire senza prestare alcun aiuto, brutta esperienza dunque ieri mattina per Massimo Severi residente nella frazione di Fior di Piano lungo via Cerbara, l'incidente si è verificato intorno alle 7.20 tre restauri in corso a Palazzo Ducale di Urbino Sono la sotto la lente cinque formelle, un dipinto con Santa Caterina d'Alessandria, quella della ruota, e un altro di Arcangelo di Cola. Si tratta di tre tipologie di opere differenti che sono sottoposte sotto la lente del restauro: ovvero cinque formelle del fregio dell'arte della guerra realizzate su progetto di Francesco di Giorgio Martini alla fine del 1400 e originariamente disposte al di sopra del sedile delle due pareti della facciata ad ali di Palazzo Ducale. Si tratta dell'esterno di Palazzo Ducale eh, eh, nell'ingresso. Nell la facciata è decorata, c'è un sedile dove appunto eh, ci si poteva sedere, parlare così all'aria aperta con queste formelle che sono veramente molto molto belle e molto interessanti anche per vedere la tecnica bella, bellica dell'epoca. Poi si tratta di un dipinto su tela raffigurante Santa Caterina d'Alessandria realizzato da un anonimo pittore marchigiano baroccesco del XVII secolo e di un altro dipinto su tavola di Arcangelo di Cola. Raffigurante la Madonna con Bambino in trono e Santi. E siamo in conclusione, anzi è tardissimo. Chiudo subito qui, vi do appuntamento alle 7 di domani mattina. Grazie per l'ascolto, a risentirci.